Benvenuti a questa nuova puntata del nostro corso sulle banche dati. Siamo arrivati alla settima parte e parliamo della vista. Allora, che cos'è una vista? Una vista sostanzialmente ci permette di raggruppare i dati in modo diverso da quello in cui sono organizzati i dati con le tabelle esistenti in banca dati, quindi con le tabelle che vedete qua, che noi abbiamo creato nelle parti precedenti del corso. Quindi ci siamo creati la nostra banca dati composta da queste tabelle, e queste sono le tabelle, diciamo, fisiche, anche se ormai parlando di computer si parla comunque tutto di materiale virtuale in quanto tale, però in questo contesto diciamo che ci siamo creati delle tabelle vere, effettive, contenente dati, quindi chiamiamole pure tabelle fisiche reali. Ecco, abbiamo organizzato e suddiviso i nostri dati in queste tabelle, abbiamo descritto la nostra parte di mondo reale suddividendolo in queste tabelle con le loro colonne, con i loro attributi e i loro dati. La vista, appunto, è, come dice il nome, una vista, ovvero una visuale diversa da quella che ci forniscono le tabelle reali. Quindi, voilà, con una vista possiamo crearci un punto di vista differente. In sostanza, una vista è praticamente una query, quindi abbiamo visto nella parte precedente del corso la query, e la vista non è niente di diverso, è una composizione di tabelle o di altre viste che ci permette appunto di ottenere un elenco di dati aggregati appunto in modo diverso che non quello delle tabelle vere. Ecco, come possiamo usufruire poi di questa vista una volta che l'abbiamo creata? È una vista, è a nostra disposizione come fosse una qualsiasi tabella. Noi sappiamo, perché ho appena detto, che una vista è un modo di vedere in un modo diverso, un punto di vista diverso dei dati contenuti nelle tabelle vere. La vista non è una vera tabella, ma è un oggetto della banca dati che è a disposizione e che si comporta come fosse una tabella. Ecco. Come creiamo la vista? Nel nostro caso con LibreOffice Base andiamo nella sezione tabelle, e non a caso lavoriamo nella sezione, nella scheda tabelle o sezione tabelle, chiamiamola come vogliamo, questo menu sulla sinistra. Non a caso, dicevo, dobbiamo entrare nella sezione tabelle perché la vista, appunto, come ho appena detto, si comporta come fosse una tabella. È una composizione in lettura di tabelle o di altre viste e fa parte della categoria tabelle. Come lo creiamo? Ecco, c'è qui l'opzione crea vista. Voilà, per creare tabelle abbiamo usato crea tabella in vista struttura, per creare una vista facciamo clic su crea vista. Ecco, e si apre la solita finestra di lavoro che abbiamo imparato a conoscere quando abbiamo creato le tabelle e le query. Vedete che si presenta un po' diversamente, però, questa finestrella, questo piccolo dialogo di scelta degli oggetti base per creare una vista, si presenta diversamente. In che senso? Nel senso che una vista può essere composta dalle tabelle, una o più tabelle, e da altre viste eventualmente già create in precedenza, ma non da query. Quindi, essendo lo scopo di una vista quello di comportarsi come le tabelle fisiche reali presenti in banca dati, non può essere composta da query, perché se vi ricordate dalla lezione precedente abbiamo detto che la query è un oggetto che in realtà viene usato al di fuori della banca dati, viene creato, gestito e può essere usato da qualsiasi altra parte staccata dalla banca dati. Quindi una query è proprio un oggetto che è composta a sua volta da tabelle, da viste, da altre query, ma è un oggetto che può essere staccato, separato dalla banca dati, mentre una vista è intimamente legata
alla banca dati perché appunto si basa su tabelle o su altre viste e si comporta a sua volta come una tabella. Quindi il modo di lavorare, ma questa finestra tipo di lavoro l'abbiamo imparata ad usare nelle parti precedenti del corso, quindi il modo di lavorare è identico, si sceglie la tabella, una tabella si fa aggiungi, un'altra tabella si fa aggiungi, eccetera, eccetera, e poi qui ho scelto due tabelle a caso, eh? Poi apriamo la vista che ho già preconfezionato, così sarà più facile fare ancora un paio di annotazioni sulle viste. Comunque il metodo di lavoro, come ho detto, è identico. Qui sopra ci sono i pulsanti con le varie opzioni per i filtri, per creare funzioni sulle colonne che leggiamo delle tabelle, per aggiungere ulteriori tabelle, per cancellare la ricerca, per eseguirla, eccetera, eccetera, per salvare la nostra vista. Qui è tutto identico, così come è identico il modo di trascinare gli attributi o le colonne dalle tabelle sopra nella parte sotto di questa finestra per creare appunto la tabella risultato, ovvero il risultato della vista sarà composta dalle colonne che noi trasciniamo qua sotto in basso, eccetera, eccetera. Quindi qui tutto identico a come abbiamo visto per esempio per le query nella puntata precedente di questo corso. Ecco, questo solo per mostrarvi come si parte per creare una vista. Quindi adesso io non la salvo, crea vista l'abbiamo visto. Scusate il gioco di parole, andiamo avanti anche con le nostre note e nel frattempo metto per avere sott'occhio, apro questa vista che ho già pre-creato io, la trovate nella banca dati anche voi se seguite il corso, quindi tasto destro, modifica e vedete che qui ho già appunto creato una vista con diverse tabelle. Faccio un attimo di spazio, ecco qua, scusate che, ecco la vista è laddove nella query la disposizione delle tabelle le conserva quando viene salvata, nella vista il disegno viene sempre confuso, bisogna sempre rimettere a posto il disegno di come sono disposte le tabelle e collegate con i vincoli uno all'altro nella vista, quindi attendete un attimo che mi rimetto a posto il disegno per renderlo un attimo più chiaro. Vediamo un po' questo dove è legato, il PC, il proprietario del PC, l'indirizzo del proprietario, il tipo indirizzo, ecco, giusto per non far incrociare scusate, i vari vincoli fra una tabella e l'altra, quelli che legano le chiavi principali e le chiavi secondarie, le chiavi primarie e le chiavi secondarie, ecco, ho disposto un po' le tabelle in modo un po' più intelligente, ecco qua, andiamo un po', sì, magari ingrandiamo anche le tabelle per evitare di dover fare su e giù col cursore, qui facciamo ancora un po' di spazio, e voilà, siamo quasi a posto, così vediamo bene anche tutte le chiavi che collegano le varie tabelle, delle varie colonne, voilà, molto bene. Ecco qua, vedete quindi velocissimo riassunto dello schema della nostra banca dati di studio. La tabella PC, una delle tabelle fondamentali della nostra banca dati, ha la sua chiave primaria che si collega alla chiave secondaria degli interventi fatti sui PC. Poi ogni PC ha un proprietario, quindi la chiave primaria del proprietario si collega alla chiave secondaria del PC per legare le due cose, le due entità. Il proprietario a sua volta avrà uno o più indirizzi, quindi ci si collega alla tabella indirizzi con la chiave secondaria e il tipo indirizzo a sua volta ha una tabellina a parte e quindi abbiamo la chiave primaria del tipo indirizzo che si collega di nuovo alla tabella indirizzo. Ecco, queste sono le tabelle che ho scelto per questa vista. Questa vista che l'ho chiamata rapporto, capiremo più in là nel corso perché l'ho chiamata rapporto, perché questa vista farà da base, sarà la base della creazione dei rapporti, quindi di una stampa praticamente, ecco perché l'ho già confezionata così, l'ho chiamata rapporto, proprio perché richiama gli oggetti rapporti che creeremo più in là, fra qualche puntata del corso. Ecco, dunque,
Riprendiamo il discorso delle caratteristiche delle viste, quindi la differenza sostanziale fra query e vista, alla quale ho già accennato, è appunto che la vista è un oggetto creato nella banca dati, è appartenente alla banca dati, esattamente come fosse una tabella, mentre la query vive al di fuori. Questo è quello che ho appena detto, una differenza sostanziale fra i due oggetti. Dunque, una vista, anche questo l'ho detto all'inizio del video, non è una tabella fisica, quindi reale, ma una tabella virtuale o metatabella, chiamiamola pure così, che ci viene mostrata e si comporta come una tabella vera, ma in realtà dietro c'è sempre questa query, diciamo così, che io ho impostato qui, che deve essere eseguita per mostrarci il risultato della vista. Poi, una vista è un oggetto che può semplificarci il lavoro, chiaramente. Dico chiaramente perché. Perché la vista, e vediamolo pure visivamente, se io aggiungo la vista stessa in questo disegno, vedete che la vista mi si presenta come un oggetto tabella. In realtà è la vista che è il risultato dell'insieme di quelle tabelle che vedete qui, ma vedete qui che ci ho aggiunto tante colonne a questa vista, quindi tanti attributi che definiscono questa vista, vedete qui, però in realtà qua dietro questo rettangolo chiamato vRapporto, ci sta tutto il lavoro di query, quindi di interrogazione della banca dati composta da queste tabelle fisiche. Però appunto il vantaggio, che qua si è spostato il disegno, il vantaggio sta nel fatto che se io volessi comporre una nuova query o una nuova vista, aggiungendo allo schema di disegno, che vedete qui come ho fatto adesso, aggiungendo allo schema di disegno la vista, io mi ritrovo a lavorare solo con questo oggetto rettangolo qua, con questo rettangolo chiamato vRapporto. Posso connettere le mie chiavi, i miei attributi, leggere le mie colonne qua nella parte bassa della finestra, tutto quello che voglio, avendo a che fare solo con questo oggetto qui rettangolare chiamato vRapporto e non con tutte queste tabelle. Adesso la elimino per non fare pasticci. Ecco, quindi questo vuol dire semplificarci la vita, perché dovessi creare delle query o altre viste partendo tutte le volte da queste 5 tabelle, sarebbe un lavoraccio infame e scomodo. Mentre raggruppando tutto questo lavoro e facendolo una volta sola, definendolo come vista, io posso tranquillamente riutilizzare la vista in altri oggetti di banca dati, query o altre viste, e non preoccuparmi che dietro ci sia tutta questa composizione di tabelle. Quindi la faccio una volta e la sfrutto più volte. Allora, sono tutti vantaggi? Si potrebbe dire di sì, ma anche di no, nel senso che la vista per presentarmi i risultati di quello che io ho impostato qui, deve pur essere eseguita come una query, né più né meno di una query. Quindi il tempo di esecuzione, a seconda della complessità di questa vista, dipende appunto dalla complessità. Quindi una vista è vero che si comporta esattamente come una tabella, ma non sarà mai efficiente come una tabella fisica vera e propria, perché la tabella ci dà accesso diretto ai dati contenuti in se stessa, mentre la vista deve comporre questo disegno, eseguirlo e ritornarci un risultato. Adesso esco un attimo dalla vista, non la salvo. E quindi se io la apro con un doppio clic, vedete che il risultato è né più né meno che aprire una tabella. Questo è il risultato della query, dell'interrogazione che sta dietro la vista che abbiamo visto prima, quel disegno. Eccolo qua, tutti i miei bei attributi, le mie belle colonne della vista. Vedete? Eccola qua. È né più né meno di una tabella. Ecco. Una particolarità della vista rispetto alla tabella è che una tabella, una volta creata, io la posso rinominare, mentre una vista no. Ecco, non so se sia voluto
Se è un problema di LibreOffice Base che verrà tolto prima o poi con le versioni successive, non ne ho nessuna idea, l'ho scoperto per caso, quindi se faccio tasto destro su una tabella, io posso fare anche rinomina, così come tasto destro su una query posso fare rinomina, ma non su una vista. Quindi se voglio rinominare una vista, o la rifaccio o faccio un copia e un'incolla con un nuovo nome perché non si può rinominare una vista. Non lo so, non so dirvi se è una limitazione voluta per qualche motivo o meno. Ecco, ultima nota, sulle viste è questa. Quindi, pur sembrando in tutto per tutto ad una tabella vera, come abbiamo già più volte sottolineato, con una vista però non è possibile modificare, cancellare o inserire dati in banca dati. Quindi una vista è solo puramente un'interrogazione dei dati. Se noi apriamo una tabella, vedete che qui c'è la famosa riga con la stellina, il sole qua in basso, dove si possono aggiungere, con la quale si possono aggiungere nuove righe. L'abbiamo già visto nelle parti precedenti del corso, tutto questo, però vedete che è a disposizione, quindi qui posso modificare i dati. Con una vista invece non ce l'ho, vedete, non appare e non posso nemmeno attivare la modifica dati, è grigiata, vedete qua, è grigiato il pulsante perché una vista è una query che si applica ai dati e non ha lo scopo di permetterci di modificare direttamente le informazioni che ci mostra, è puramente una tabella di lettura. Ecco, questa è una differenziazione, diciamo così, fra tabelle e viste che convivono nella stessa sezione tabelle. Ecco, con questo, avendo già parlato ampiamente delle query nella parte del corso precedente, non devo dire tanto di più in questa parte per le viste, perché appunto il metodo di lavoro con le varie finestre è identico a quello delle query, lo scopo della vista l'abbiamo specificato bene, quindi direi che per questa parte ho concluso e vi do appuntamento alla prossima parte del corso. Ringrazio come sempre per l'attenzione, un saluto, ciao ciao!